passati i secondi vespri della Domenica delle Palme, cari amici, e giungo a voi per ricordarvi gli impegni che ci vedranno occupati in questa grande settimana che ormai è iniziata. Sembrava solo ieri quando siamo entrati con il Mercoledì delle Ceneri in Quaresima, eppure questo tempo forte, questo tempo penitenziale, questo che tempo di conversione, di ritorno al Signore, è quasi giunto al suo termine. Domani, lunedì santo, inizieranno presso questa comunità oratoriana, nella chiesa di Sant'Ignazio Martire all'Olivella, gli esercizi spirituali. Credo dunque farvi cosa gradita se attraverso questo mezzo vi ricordo i momenti che ci vedranno impegnati in questa settimana. Lunedì, martedì e mercoledì santo, presso questa chiesa di Sant'Ignazio all'Olivella, sede di questa comunità oratoriana, all'interno dell'Eucaristia delle 18:30 si terranno i consueti e annuali esercizi spirituali. Un momento forte di incontro con la parola del Signore per poi vivere pienamente il Triduo Pasquale. Giovedì santo, con la celebrazione in Cena Domini, all'interno della quale si svolgerà la consueta e tradizionale lavanda dei piedi, alle ore 18:30 avrà inizio il Triduo Pasquale. Tale celebrazione ci permetterà di vivere più da vicino e in profondità il mistero eucaristico. Terminata la celebrazione, sosteremo in adorazione di Gesù solennemente riposto nell'altare che per tale ricorrenza verrà preparato e addobbato, affinché avremo l'opportunità di rivivere quel mistero di amore che è il mistero di Cristo che si è fatto per noi pane e l'Eucaristia, mistero d'amore, mistero della carità, che contempleremo facendo nostre le parole di Gesù. Io vi ho dato l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. Venerdì santo, giorno liturgico. Per antica tradizione la Chiesa in questa giornata non celebra l'Eucaristia. Tuttavia anche questa giornata importante ci vede convocati per rivivere il mistero della morte di nostro Signore. Alle ore 15 dal sagrato della nostra chiesa partirà la Via Crucis per le strade del nostro quartiere, mentre alle ore 18:30 si svolgerà la solenne azione liturgica ed adorazione della Santa Croce. Porteremo le nostre ginocchia per terra, perché, come sottolinea la Sacra Scrittura, dinanzi a Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Permettetevi dunque di invitarvi ancora una volta ad essere presenti a questi vari appuntamenti che vi ho ricordato. Non accontentiamoci infatti di una fede liquida, ma cerchiamo di stringerci attorno al Signore che convoca ognuno di noi. Vi aspetto dunque tutti e numerosi a queste celebrazioni. In quell'occasione personalmente vorrò rivolgere ad ognuno di voi gli auguri di una santa e buona Pasqua del Signore.